Allora, per prima cosa ho preso questo riso a chicco lungo. Questo qui è la confezione da 4 kg, mi sembra. Aspettate, eh. Da qualche parte è scritto. Ah, guarda, 5 kg. Che secondo me va bene anche per fare il sushi. Quindi proveremo poi a rifare il sushi con questo riso qua. Poi ho preso questa focaccia farcita con prosciutto cotto e provola affumicata che ho visto in uno svuota la spesa di uno dei canali che seguo e volevo assaggiarla. Poi ho preso questo erbazzone reggiano, una torta rustica con spinaci e formaggio. Anche questa qui l'ho vista sempre in un video spesa e volevo assaggiarla. Poi ho preso i pannolini per Pia, un pacco. Poi ho preso questi filetti di merluzzo sudafricano. Volevo farli impanati con il pangrattato, quello senza glutine, sempre dell'Eurospin. Poi ho preso queste punte di asparagi, volevo fare gli involtini che faceva mia mamma quando io e mia sorella eravamo piccole e quindi li ho presi per farli assaggiare anche ai bambini. Poi ho preso, se non sbaglio, 3 confezioni di queste bietoline porzionate che devo metterle su subito, che sono la verdura della nostra cena. Poi ho preso da assaggiare questi panzerottini pomodoro e mozzarella, stavano a 99 centesimi e niente, anche questi qui da provare, non li avevo mai visti. Poi ho preso questi peperoni rossi e gialli a filetti, poi ho preso il minestrone, questo qui 16 verdure surgelate da tenere in freezer. Quando siamo un po' di fretta è velocissimo questo qua. I pomodori secchi, questi qui sott'olio per fare il pane e anche altre preparazioni che ho visto sempre in qualche canale YouTube che seguo. Il latte parzialmente scremato, ho ripreso questo, ma poi come vedrete andando avanti ho preso anche gli altri due tipi che si trovano all'interno dell'Eurospin, sempre freschi, per provarli per vedere se qual è, diciamo, il più buono, se c'è tanta differenza, insomma. Poi ho preso questo sacchettone qui di patate da 4 kg. Il succo alla pesca per i bambini al mattino a colazione da bersene un bicchiere prima di andare a scuola. Ho preso anche albicocca e pera. Poi ho preso 2 confezioni di uova fresche, queste qui da 10. Poi ho preso la candeggina gel, questa qui, sempre della Dexal. Non l'avevo mai provata. Per pulire il bagno, mi sembra buona. Poi no, uno solo di questo qua, sempre Dexal, candeggina denso attiva, la uso da mettere nel mocio per lavare il pavimento del bagno. L'olio di oliva, questo qui della Frantoio La Rocca, che è quello che prendo sempre. Poi un cartone intero da 12 di latte intero UHT che era in offerta a 48 centesimi al litro, sì, al pacchetto qui. Le olive all'ascolana che avevo visto sempre in qualche video di qualcuna delle YouTuber che guardo. Da assaggiare, a me non piacciono tantissimo le olive, però da provare, non sembrano malvagie, no? A parte che dentro sono ripiene di carne e formaggio, però no. Ho preso anche i bocconcini di mozzarella che non li avevo mai presi. E ho ripreso invece queste focacce qui tradizionali che sono veramente buone. Farcite con quello che più si vuole, sono buonissime. Poi
Poi naturalmente non possono mancare le crocchette per Olivia, un bel sacchettone di mele, queste qui verdi, sono DOP mela Val di Non. Ovviamente i croccantini con pollo, tacchino e verdure per i gatti, un sacchetto da 3 kg di arance. Sono, non mi ricordo se non erano moro, le moro erano le altre. Queste erano, ecco qua, arance. Ah no, sì, 3 kg in Havel. Poi ho preso la carta igienica, questa qui della Soft Dream, la morbida a due veli da 20 rotoli. Poi ho preso 4 confezioni di Scottex, sempre della Soft Dream, sempre 2 veli, questo qui con 4 rotoli in verde, perché era in offerta a 0,90 centesimi. Comunque lo scontrino, come sempre, ve lo lascio in fondo. Poi qui c'è un sacchetto da mezzo chilo di spinaci, ci si è rotto, quindi ce l'ha messo in una borsa. E poi qua c'è un porro che a me piace un sacco, nella frittata. Mi piace tantissimo la frittata di porro. Allora, i broccoli ne abbiamo presi 4, Sabrina? 4 broccoli. Poi le salviettine per Pia. Poi ho preso questo American Sandwich, da fare i toast anche per i bambini o per me, per fare un pranzo veloce. Poi ho preso il riso integrale, ne ho prese 2 confezioni. Poi abbiamo preso 3 confezioni di tonno al naturale, le cotolette di soia che avevo già preso. Poi 2 sacchetti così da mezzo chilo di cavolini di Bruxelles, una rettina di aglio, aglio in granuli e cipolla in granuli, uno dei 2 sacchetti di zucchine da 5, le carote, queste qui a julienne. Poi ho provato a prendere questo muesli croccante al cioccolato fondente e nocciole. E poi ho preso 2 confezioni di mandorle sgusciate perché erano in offerta. Poi Sabrina ha voluto prendere con i suoi soldini questi 2 pacchi di cornetti al formaggio e queste qua rustiche, quelle lì per noi, e invece queste qua per Maurizio e Gabriele. Per me ho selezionato, come dice Valentina di Una Fetta di Paradiso, questa zuppa di legumi e cereali che l'ho vista molte volte, non l'ho mai presa, volevo proprio assaggiarla. Poi, allora, come dicevo, ho preso questo yogurt greco colato, lo 0% di grassi, e ne abbiamo presi 6. Poi ne abbiamo preso questo pollo per Pia. Ho voluto provare questo pesto ricotta e noci. Poi, sempre per abbiamo preso questo latte parzialmente scremato, come vi dicevo, altra confezione è questo qui, e poi l'altra è questa qua nella bottiglia trasparente, che a me piace un sacco, mi dà, non so, mi spia vedere il latte bianco. Poi ho preso queste olive verdi denocciolate, la carta da forno in fogli perché l'avevamo finita, il prosciutto cotto, questo qui, alta qualità per Pia. Poi le ho preso le merende, queste qua delle prime pappe, mela e banana, e è caduta di nuovo. Mela, banana e biscotto. Poi per i bambini da portarsi a scuola ho preso questi biscotti al gusto di vaniglia, le lamette per gli uomini che si fanno la barba, e poi ho voluto provare questa crema spalmabile alle nocciole. Ho voluto provarla intanto perché è 100% vegetale,
E volevo appunto, ero curiosa. E poi perché è senza glutine, quindi la può mangiare anche Gabriele. Poi gli spatzol di spinaci, 2 pacchi di mozzarelle. Poi, sempre per i bambini da mangiare a colazione, i cookie chocolate. Poi di questi ne ho presi 2, ho preso i Choco Più, questi qua anche da portare a scuola per uno spuntino, le fettine al cheddar, le gocce di cioccolato extra fondente, questo qui le ho viste non svuota la spesa del canale In Cucina con Sonia. Poi per Pia ho ripreso i biscottini, queste qui prime pappe biologici. Ho preso poi la bevanda al riso 100% vegetale, le salviettine, quelle multiuso quando devo spolverare in velocità, la panna ne ho prese 4, poi questo qui di soia, anche questi 2 latti li ho presi perché sono senza glutine, quindi li può bere tranquillamente anche Gabriele. Poi abbiamo preso 20 scatolette di pappa per i gatti gusti misti, l'amido di mais, la fecola di patate, poi ho preso 2 confezioni di cereali e quinoa, sempre da cuocere, magari in anticipo e tenerli pronti per me per quando a pranzo sono da sola. Ho preso anche questi cereali, aspettate, questi qui sono ottimi anche perché sono senza glutine, vedete? E quindi li possono mangiare in sicurezza anche Gabriele e Maurizio. Poi invece per me, perché non c'è scritto senza glutine, ho preso questi 5 cereali con riso rosso. Poi mi servivano le pagliette, sempre per i bambini da portare a scuola per lo spuntino di metà mattina. Ho preso questi biscotti e cereali. Poi, per la povera lavastoviglie, che un po' va e un po' non va, il cura lavastoviglie. Ho provato a prendere il brillantante per la lavastoviglie, questo qui della Dexal, mai preso, mai provato prima. Poi, non mi ricordo se 2 o 3, ho preso questo preparato per pane dolci, la farina Manitoba con lievito naturale. Poi ho preso 2 di questi tris di mais dolce, una confezione di Fontal, questi biscotti Digestive con avena e cioccolato perché piacciono ai bambini, il farro perlato, i tofu burger ai peperoni per me. Poi per invece le femmine che si radono, ho preso il rasoio Lady, poi 1 di latticino fresco spalmabile, i sacchetti della spazzatura grandi, i canestrelli, che era tanto che non li prendevo, l'orzo perlato, la salsa tonnata, uno spicchio di brie, 2 confezioni barattolini di pesto, i tofu burger agli spinaci, i burgeroni con prosciutto cotto e anche quelli con prosciutto cotto e mozzarella per i bambini, una sfoglia rotonda. Ecco, qua ci sono quelli con la mozzarella. Poi ho preso, sempre per provarlo, pesto, peperoni e ricotta e il pesto rosso con aceto balsamico di Modena. 2 di albume d'uovo pastorizzato, 3 di ricotta,
Questi mi sembra 4. Poi ho provato a prendere, che li ho visti in tantissimi svuota la spesa, i ciseri, o i bocconcini di formaggio. E poi ho preso vari fruttini, questi qui per Pia, ai vari gusti, non tutti perché tipo quello con la prugna non gli piace, non le piace. E poi le olive nere. Memoria del tempo. Ho preso questi qui per me, ma vedo, non l'avevo notato, che sono senza glutine e anche questi qui ai peperoni, come anche questi qui al prosciutto cotto. Vedete, è scritto qua. Ecco. Poi ho preso per i bambini invece questa crema bigusto normale dell'Eurospin. Le focacce le ho prese per Manuel e Giorgia perché il 28 inizieranno un corso di computer e pensavo di tagliarle e farcirle e portargliele quando li vado a prendere per portarli poi al corso di computer. Poi ho preso i crostini per zuppe e insalate, volevo provarli, magari tipo nel passato di verdura al posto della pasta e niente. E poi ho preso una costa. No, Il pan bauletto, questo qui, 8 cereali e soia. I cracker, questi qui leggeri, che piacciono un sacco anche ai bambini. Il condimento di soia, che anche questo è senza glutine e ho visto sul canale di Valentina una fetta di paradiso. Lo zucchero grezzo di canna. E poi l'olio extravergine di oliva che è in offerta. Poi questo caffè qui della Don Jerez, cuor da Roma, mai preso, intensità 4. Vi farò sapere quando assaggerà Maurizio. Poi ho trovato, io non ci avevo forse mai fatto caso, questo riso versatile che cuoce in 8 minuti, che quando si è di fretta è fantastico. Poi i cracker integrali. Poi due confezioni di pan bauletto integrale. Qui c'è l'altra di soia. Poi ho preso per loro al mattino, magari con un po' di marmellata, con la Nutella, il pan brioche. I formaggini che sono senza glutine, Sabrina la pianti. Il tonno al naturale, ne abbiamo prese tre confezioni. E poi il tonno, questo qui con peperoncino che era in offerta, ne ho prese due. Poi ho preso una confezione, un vassoio così da 1 chilo di carote. Tre, se non mi sbaglio, tre buste di formaggio grattugiato, questo qui. Delle pascoli italiani. Poi ho preso una confezione di farina di castagne perché ho intenzione di portarvi una ricetta, faremo un prova alla ricetta sicuramente. Poi ho voluto provare questi mix, questo mix fitness, c'è anche la frutta normale essiccata e questo qui che è frutta secca e solamente l'uvetta c'è dentro. Poi per i bambini ho preso gli anellini, questi qui al miele che piacciono tanto. Poi i cracker dolci sempre da portare a scuola o come merenda. E poi delle piadine, queste qui, GP alla riminese. Poi, sempre che ho visto in un video spesa, ho provato a prendere il kebab di pollo. Poi ho preso per provarli i bocconcini, bacon e provola, la crescenza, ne ho prese due, la sfoglia, questa qui fresca rettangolare, i burger alle melanzane con pomodori secchi, i biscotti, questi qui al cacao ripieni di crema alla vaniglia.
Poi ho preso un po' di banane, ne abbiamo prese un po' più mature da mangiare subito e un po' più verdi in modo che non marciscono praticamente. Poi ho preso per i bambini le pesche sciroppate e l'ananas in pezzi. Una confezione di acqua perché purtroppo ci va ancora un po' prima che posso prendere la brocca. Comunque a giorni, a breve, dovrebbe arrivare la brocca. Per il momento, siccome dobbiamo bere, ho dovuto prenderla ancora questa qua in bottiglia. Poi ho preso il Dexal Pratic Family disinfettante per bucato per quando lavo la roba di Pia. Poi ho provato a cambiare guardando il video di Nicole Gimondo. Se non ti sbagli, Mi giusto? sembra di sì, che diceva che di provare che con quello liquido lei si trova meglio. Già era deciso di uccidersi con la cassa d'acqua e quindi ho provato a prendere questo qui della Dexal, vediamo come va. Ho visto che ce n'erano due tipi, ho provato a prendere questo qui giallo e poi magari la prossima volta prendo l'altro. Questo qui era in offerta per quello che ho scelto questo. Poi ho preso la candeggina spray per pulire un po' tutte le superfici, anche tipo il seggiolone magari di Pia, visto che comunque ogni tanto i gatti ci saltano sopra. E poi ho provato a prendere l'ammorbidente, questo qui alla vaniglia, perché io sono un ex couponista e ero piena, piena, piena di ammorbidenti. Adesso finalmente, dopo 4 anni che non uso più i coupon, 3 sicuramente che non uso più i coupon, ho finito tutta la scorta che avevo e quindi ho preso questo qua per provarlo. Ho preso poi anche naturalmente la ghiaia per i gatti di polpa di pomodoro che era in offerta, mi sembra 27 centesimi. Ne ho preso un cartoncino intero, 12 pezzi di questa qui a pezzetti delle delizie del sole. Poi ho preso questi burger di verdure, questi qui se ricetta vegetariana. Poi gli sbarazzini per i bambini da portare a scuola, i burger di soia da assaggiare, il cacao in polvere amaro che è senza glutine. Sottilette. L'orzo perlato, questi chocon snack con crema al latte sempre per i bambini da portare a scuola per merenda, gli snack farciti con arancia li piacciono tantissimo e poi ho preso questi panni microfibra multiuso che ho visto in questi giorni sul canale YouTube Debbie G, lei dice che li usa, si trova benissimo. Per fare le pulizie, quindi ho voluto provarli anche io. Poi abbiamo preso 6 confezioni di fagioli borlotti, 6 lattine, 6 di ceci, 6 di fagioli bianchi di Spagna. Poi 6 di lenticchie, 6 di piselli e 6 di fagioli cannellini. La salsa, questa qui al pomodoro con verdure, ne ho prese 4. Poi, sempre per i bambini da portare a scuola per merenda, questi biscotti farciti al cacao e nocciola che sono simili a bracci. Io sono a dieta. Poi ho preso queste confezioni di tacchino e di pollo di affettato. Poi ho preso i bastoncini di surimi surgelati.
merende per Pia, mela, pera e yogurt. Poi ho preso una margarina, un burro, di nuovo le trofie integrali perché sono veramente buone, due di questi barattolini di funghi champignon al naturale per i bambini, sempre per la colazione, più che altro comunque i frollini con gocce di cioccolato. Poi li ho presi in realtà per tutti, vabbè, a parte Gabriele, ma principalmente per Giorgia perché so che le piacciono tantissimo i frollini con confettura di mele. Poi per me da assaggiare ho trovato alla cassa questo snack di sesamo e quinoa che è vegan ed è anche senza glutine, così se vuole lo può assaggiare anche Gabriele. Poi il pecorino romano grattugiato, la polvere, il lievito per i dolci, il parmigiano, questo qui Reggiano DOP per Maurizio, Gabriele e Pia. Mi sembra una confezione sola di questa farina per pasta. Poi ho provato a prendere i nuggets di soia. E queste altre piadine qui, Romagnola, IGP alla riminese, che con olio extravergine di oliva, che Robertina, che ha il canale su YouTube che si chiama proprio Robertina, dice che sono le migliori, quindi proviamole. Poi ho preso questi legumi e cereali, adesso vado a vedere con voi perché non mi ricordo, ma mi sembra che non è senza glutine. Non c'è scritto senza glutine, comunque c'è grano e quindi Gabriele non lo può mangiare. Te Giada. Poi ho preso 4, mi sembra, pacchi di farina 00, poi l'anticalcare per la lavatrice. Ho provato a prendere questo qui della Dexal e una volta lo usavo, poi ho smesso, non so perché. Poi il sale per la lavastoviglie. E poi per i bambini, sempre per la colazione, ho preso questi frollini con riso e latte. Poi siamo state da Happy Casa. Io non sapevo che c'era qui nella città vicina. Siamo andate a fare un giro. Io e Sabrina, è stata la mia aiutante in questa super mega spesa. E ho trovato in offerta a meno di 10 euro il portarotolo per il bagno con il portascopino. E poi adesso vi Molto faccio vedere le carino altre cose che ho e sbiuccoso. preso. È molto carino, veramente bello. Non ce l'avevamo. Ragazzi! Allora, come avete, se avete visto, se no ve lo lascio magari qui nelle schede informative, ho iniziato a fare il meal prep e quindi avevo bisogno di altri contenitori, ho preso questo qua. Ora c'è questo qua gigante che dovrò poi capire per che cosa usarlo, perché in teoria è per metterci contenitori più piccoli dentro, ma poi alla fine è un contenitore anche lui, quindi dovrò cercare una collocazione, qualcosa da metterci dentro. Ho preso questo qui da 27 pezzi che vanno bene, ideale per microonde, freezer e lavastoviglie. Ce n'è uno da 8 litri, 2 da 950 ml, 6 per 750 ml, 5 per 700 ml, 8 per 280 ml, 4 per 250 ml, 1 per 150 ml. Abbiamo preso la sedia, questa qui verde, perché è una si è rotta di quelle che abbiamo pieghevoli, e quindi l'ho presa verde per Gabriele. È molto bella, costava 10 euro, Sì, meno, anche meno. 9,95 euro, tipo, lì c'è un gatto. È vero, non Poi, se avete visto appunto la preparazione del meal prep, quando ho fatto il soffritto, ho dovuto tritare tutto quanto con il frucino lì a mano perché dell'altro non trovo più un pezzo, perché ce l'ho elettrico, quello dove va attaccato il frullatore immersione. Allora l'ho trovato in offerta lì, sempre da Epicasa, e quindi l'ho preso.
Poi se troverò anche l'altro pezzo di quell'altro ne avrò due, però mi serve perché comunque noi tritiamo tanta roba, anche tipo il pollo. E per Pia l'altra volta si è messo lì Gabriele le fettine di pollo, le ha tritate tutte con quello lì a mano, quindi serviva. Poi ho preso questo portarotolo di Scottex perché l'altro l'ho buttato via, che era tutto arrugginito, era vecchio. Allora hanno preso questo qua nuovo, fatto così con questi cerchiolini sul Molto fondo, carini. che quindi ci stanno anche quei rotoli più grandi e non solamente questi qua piccoletti. Sono Poi ho carini. preso questi assorbenti della Nuvenia a 1 euro. Poi questo pressa hamburger per, qui dice appunto uniformi, in poco tempo pronti da cuocere, ideali per la carne bovina, pollo, tacchino, maiale, hamburger di verdure. Poi per Pia ho preso questi bellissimi giochini, veramente molto molto carini, mi sono piaciuti un sacco. Poi ho preso, perché la mia è mezza andata, la bilancia digitale nuova, perché la mia non ha il vassoietto suo proprio. Invece questa qua ha il suo vassoietto, può pesare fino a 5 kg, e a spegnimento automatico con funzione di misurazione in grammi, volume di acqua e latte. Molto bello. Molto bella, cioè. Poi ho preso, che tanto era già nell'aria, volevo prenderli su Amazon, ma poi li ho trovati lì a un prezzo ottimo, e li ho presi questi stampini per pasta ripiena. Posso dirlo Cosa? Anche per fare i biscotti, magari. Vengono dei biscotti particolari, tipo quelli là che compriamo con il ripieno all'arancia. Comunque, sicuramente li proveremo molto presto. Qua dice panzerotti, tortelli e agnolotti ripieni, pronti in pochi e semplici passaggi. E poi, comunque, se non li devo fare per tantissime persone, oppure magari una volta mi metto lì, li faccio appunto un bel meal prep di quelli belli tosti, preparo la pasta fresca e facciamo magari dei panzerotti poi da congelare. Vedremo, devo trovare la forza per farlo. Aspetta, c'è ancora una cosa. Poi ho preso questa garza che serve a Sabrina per fasciarle le dita per quel problema che vi dicevo alle unghiette. E poi ogni 20 euro, aggiungendo 2 euro, davano questi set da cucina 5 pezzi, e quindi che c'è un guanto da forno, ma è bello spesso, ragazze. Io ne ho uno che, Ragazzi, praticamente. sì, ragazzi, se c'è qualche maschio anche, ne ho uno che è sottilissimo, invece questo qua è proprio bello spesso. Poi ci sono due presine e due strofinacci. E questo rosso uguale, abbiamo scelto rosso e blu, ma c'era anche verde, Sì, giusto? che faccio schifo. Non ci piaceva, a Sabina non piaceva. E questo è tutto. Vedrete dal titolo quanto ho speso all'Eurospin. Comunque vi lascerò lo scontrino qui in fondo al video, e vi lascerò anche lo scontrino di Epicasa, dove abbiamo speso 50, no, 50. 64, 63 euro. E vi lascio poi lo scontino anche di quello, così vedrete i prezzi di tutte le varie singole cose che ho preso. Io spero che vi sia piaciuto il video, di avervi tenuto compagnia. Fatemi sempre sapere se anche voi usate questi prodotti, se vi piacciono, se ne avete di nuovi da consigliarci, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Io adesso vado e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.
Non me ne sono assolutamente accorta, altrimenti avrei preso un'altra cosa piccolina, così ne prendevo tre. Vabbè, ormai è andata.